circa, poi dopo logicamente noi siamo stati informati successivamente perché l'ambulanza si è ripresa e ha raggiunto la strada dalla zona campestre dove si era appartata, è riuscita a fermare un automobilista che evidentemente l'ha prestato il telefonino per chiamare qui il nostro numero di pronto intervento 111, perché era stata prelevata dalla nostra pattuglia, accompagnata dai nostri uffici e cominciata a dare le descrizioni dell'autore del fatto. Fortunatamente il maresciallo Ugolini e il carabiniere Piscivelli qui presenti hanno, vedo più esperienza a Bagnolo di me, hanno immediatamente capito di chi si trattava, per cui abbiamo approntato velocemente un album fotografico che, posto alla visione della denunciante, senza ombra di dubbio riconosceva l'autore del reato. Per cui abbiamo approntato un servizio di ricerche. E l'avete beccato a casa? Dove... No, stava tornando a casa con la bicicletta descritta. Verso le 5, quindi, più o meno. Verso le 2 ore 17 ed era un po'... aveva abusato di sostanze alcoliche, aveva il cuore vestiti bagnati, e il giubbetto sporco di fango. Il perché di questi abbigliamenti così malconci era dovuto dal fatto che si era appartato con la prostituta, ma poi a fine di asportarle la borsa l'aveva trascinata in un fosso pieno di acqua e costretta a mollare la presa della borsa. Giudicato? Numerosi precedenti. Iniziali? Possiamo riferire tranquillamente, o meglio, non so qual è il problema. Ah, età? Età 30 anni. Attività? Attività disoccupato. Precedenti, quindi pregiudicato. Galera. Al carcere, che non ha messo a disposizione del